L'icona di Maria lascia la sua cornice per scendere tra la gente. Decine di migliaia di persone sono arrivate alle 4:30 del mattino in Basilica per assistere alla rituale discesa del quadro. In tanti hanno voluto applaudire la delicata manovra che libera l'immagine sacra dal suo rituale alloggio. Una volta ai piedi dell'altare è iniziata la lenta processione per poter anche solo strofinare un fazzoletto sull'icona. Il 13 novembre viene considerata la vera data di nascita della nuova Pompei. In questo giorno del 1875, con l'arrivo nella città mariana dell'icona della Madonna, iniziò anche la storia della città, centro internazionale di spiritualità del Rosario e cuore mariano della Campania, come l'ha definita Papa Giovanni Paolo II. In occasione del 138° anniversario di questa importante ricorrenza, le sensazioni e le emozioni sono ancora intense, quelle del passato. Una devozione capace di commuovere perché testimonianza di una fede semplice ed autentica. I pellegrini raccolti in preghiera fin dalle prime ore del giorno hanno effettuato un cammino di ascolto e di penitenza per ringraziare la Madonna dell'aiuto e della guida costante nella loro vita.